Eccoci, buongiorno. Dov'è la sedia? Where is the chair? Good morning. There is. Ecco la sedia. Aspettiamo che arrivino le persone. Let's wait for everybody to arrive. So, get our chairs ready. I'll do this joke again, because I think it's funny. Faccio di nuovo questa battuta che lo trovo che è buffo. Anzi, la farò più volte. Ma dove è la sedia? Eccolo! È sparito! Where is the chair? There is the chair. La facciamo questa per, non so, delle stupidate per tirarci su di morale. Quindi, la sedia? Dov'è la sedia? Ecco la sedia! Allora, siamo pronti per questa sessione di chair yoga sul nostro bel trono stamattina? Are we ready for a chair yoga session on our beautiful thrones this morning? Sì. Uno penserebbe, no, che mi abituo a questa modalità di insegnare. In realtà no, è sempre con grandi emozioni ogni giorno. Cerco comunque di fare cose nuove ogni volta, così che non caschiamo, come dire, nella. Ah, sì, questo l'abbiamo già fatto. Così rimaniamo molto attivi e stimolati. Yeah, I was just saying that I would have thought that perhaps I got used to doing these sessions like this, but actually I always get a bit emotional, no, a bit nervous beforehand. It's exciting somehow, and it's also a bit peculiar, but I do it from my heart anyway. Dove è la sedia? Where is the chair? I'm gonna say this again. Ecco la sedia. Allora, here's our chair. So make sure, like always say, come lo dico sempre, che la sedia è bello stabile, questa mica tanto. This isn't quite so stable, but anyway, we need a good backrest on the chair. No arms, okay? It's better we're free, so we can, we can even swim on the chair if we want to. No, non la faremo quest'oggi. Forse un'altra volta sperimentiamo in modo molto inconsueto sulla sedia. Ora, dico tutto questo così che entriamo veramente nel corpo, nel buon umore. E siamo pronti. And I'm sure I need to translate some of this in English, but hey. Allora, ci mettiamo bene sulle sedie. Let's sit up straight so we can feel. We have these sit bones. Abbiamo gli ischi qua sotto. Questi, no, li sentiamo sulla sedia, così. Collo lungo dietro, spalle basse. Neck is long from the back, shoulders are down. E torniamo a noi stessi, ritorniamo a noi stessi, come back to ourselves, feeling our bodies, feeling how we are, sentiamo come stiamo stamattina. Cerchiamo, la sfida è un po' tirare fuori la parte migliore di noi. Senza sforzarlo, però tirare fuori le parti migliori di noi non è sempre facile. So the challenge is to bring out the best part of ourselves in these days, perhaps. Not without forcing it, but just giving a bit more energy to the more uplifting parts of ourselves. Allora, penso che ci siamo tutti, no? In questa diretta. Benvenuti. Anche chi poi la guarda registrato in registrazione. So, welcome to this session. I think we can start now. And if I think everybody's here, and if you're watching as a recording, welcome the same. Yeah, it's as if it was live. It's as if it really was. This session is really for you, okay? For each one of you,
even if you're watching it recording or watching it live. Quindi questa registrazione veramente è per ognuno di voi, sì, che guardiamo in diretta, che è registrato, ok? È buono pensare questo, sentire questo. It's good to feel and have this attitude, ok? Allora, dedichiamo prima questa lezione a amici, parenti, lontani, ma anche tutto il mondo. C'è un aeroplano, pensavo che una razza estinta. There's an airplane, I thought they were like an extincted species. So we're going to dedicate this lesson to our friends, our family, to everybody in the whole world, let's say, and to the whole world. It's a big concept, è un concetto grande, tutto il mondo, però it's good to have these big pictures, è buono avere queste immagini mentali molto più estese, ok? Quindi chiudiamo gli occhi, sentire proprio che dedichiamo questa lezione a noi stessi, agli altri. So close eyes, really feeling what we're dedicating this lesson to ourselves and to others. So breathing, respiriamo tranquilli. Ok, bene, molto bene. Iniziamo oggi con un lavoro sugli occhi. We're going to do some exercises for the eyes today, especially if we don't have so much different things to look at, our eyes can get a bit tired, specialmente se noi abbiamo così tante cose da vedere con gli occhi o guardiamo tanti schermi, gli occhi si stancano. Quindi, rub our hands together, strofiniamo le mani, caldi, caldi, caldi. Ah, e li mettiamo a coppa sugli occhi, non tocchiamo gli occhi. We're going to put them like a cup of them around the eyes, without touching our eyes, and feel the warmth going into our eye sockets. Sentiamo il calore che inonda gli occhi. Ancora, do it again. Coppa senza toccare gli occhi, respirare, breathing, bene, ottimo. Allora ora con i pollici così, with our thumbs up like this, without moving our head, senza spostare la testa, guardiamo un pollice da una parte e poi guardiamo l'altro e poi guardiamo l'altro. Se è troppo, if this is too much, hands a bit closer together, ok? Se è troppo, avviciniamo un po' le braccia, guardiamo quello senza muovere la testa, without moving the head, the other side, tick, tick. If we can, se riusciamo, allarghiamo un pochettino. Suck, suck, suck. Non dobbiamo creare sforzo negli occhi, ok? Quindi sentire bene, anche gli occhi hanno dei muscoli che hanno bisogno di lavorare, ma non troppo. Don't force your eyes. They have muscles in their eyes, they need to work like everything else, but don't exaggerate. If we can, hold them quite open like this. So, suck, suck. And if we can, open up the peripheral vision to see both of the thumbs at the same time. It helps to move the thumbs a little bit. Quindi cerchiamo di vedere con la visione periferica i pollici che si muovono, cioè i pollici può aiutare a muoverli un pochettino, che si nota di più, no?
il movimento, l'occhio percepisce di più il movimento. Bene, profondo le braccia. Some things I won't translate so much anymore. Dico, alcune cose non traduco sempre in inglese. Profondo con le braccia. I'll do this. You know, it's getting the... We're also doing a language study here for me too, eh? Facciamo anche un corso di lingua qui anche per me, eh? Devo, veramente è una sfida per il cervello, però l'accetto ben volentieri. Allora, ora, un pollice su qua e uno giù. La stessa cosa, senza muovere la testa, without moving the head, we look at one, tuck, and look down at the other, tuck. Change. Bene, bravissimi. Ora un bel cerchio col pollice, quindi la faccio vedere prima, poi faccio insieme. Cioè praticamente faccio un bel giro così, senza muovere la testa, e la seguo con gli occhi. So, without moving my head, just with the eyes, gonna make a circle around. And the other direction. L'altra direzione. Great. The other thumb. Altro pollice. Altra direzione. Brilliant. Ora usiamo l'indice. Guardiamo l'indice vicino. And then far away the wall, perhaps. Guardiamo l'indice e poi magari qualcosa più lontano, il muro, anche fuori la finestra, se riuscite. Qualcosa di più lontano, ok? Dita, finger, far away. Focusing, mettiamo fuoco. Ci vuole un tempo, c'è un tempo per mettere a fuoco. Questa, stiamo allenando questa messa a fuoco, ok? Dita, muro. Dita. Muro, finger, wall. Se non è troppo, avviciniamo un pochettino il dito. So if it's not too much, close the finger a bit closer. Finger, wall. If it's too much, then you feel it straight away, ok? Se è troppo, la sentite subito, quindi allontanate, ok? Fate voi. Dito, muro. Dito, muro. Bravissimi! Un applauso con le braccia. Profondo con la pancia. Vabbè. Ok, quindi di nuovo coppa sulle mani e sugli occhi. Senza toccare, copiamo without touching, we've got hot hands in front of our eyes. Ok, great. Ci sono anche altri esercizi per gli occhi, ma sentire già come, no? Sono più sciolti, eh? We feel how the eyes already somehow they feel better, ok? Facciamo tutti questi movimenti per l'articolazione, we're gonna go through all the joint exercises again. Pavana Muktasana, seduti. It's the Pavana Muktasana series, which is basically, it means to eliminate, let's say, stale air from the joints, cioè letteralmente vuol dire eliminare l'aria cattiva delle articolazioni, se vogliamo dire così. Non c'è aria nell'articolazione, è come dire un po' metaforica come cosa, però. Cambio. Let's do the other side. Facciamo l'altro lato. Quindi l'invito mio sempre è di non farlo così, però di sentirlo, stare dentro il polso.
Okay, so my invitation is not just to do this movement, it's to really be in there and feel it. Feel the movement. Feel the movement. E questo è quello che ci porta nel presente poi, perché ci stiamo sentendo quello che c'è ora. This is what brings us in the present, because it's what we're feeling right now, no? Change. Okay. So again here. Feeling the movement. Change. Due giri lenti. Two really slow movements. Spalle. Facciamo tutto un po' più lento. We're gonna do everything a little bit slower. Backwards. Cambio. Shoulders. Again. Gomiti alti. Portiamo il gomiti più alto possibile. Spalle su, zack, zack, su, zack, zack. Raise the shoulders and drop down, up, zack, zack, up, zack, zack, and zack, zack. Shake the body, ha. Good, great! Questa, sentire le scapole dietro, feel the shoulder blades in the back there moving. Change. Okay, turn the hands up. Not just the hands, but whole. Giriamo le mani in su, ma non è solo le mani, è tutto. Tutto qua dentro. Tutto il lemure. L'omero. And breathe. È normale che lo sentiamo tanto dentro qui, perché stiamo liberando tante tensioni nelle spalle. It's normal that we can feel tension in our shoulders here, and this position here is freeing up tension in the shoulders. Okay, down, shake a little bit. Così. Palle basse, shoulders down, bend the fingers up a little bit, non la facciamo troppo, ok, giù, e aprire il petto così, indietro, respirare, dita lunghe, so opening the shoulders, opening the chest, hands outstretched. Ritorniamo. Bene, profonda. E già iniziamo a sentirci diversi, no? Il corpo, la mente è molto più dentro il corpo ora. Facciamo questa oggi anche. Side, l'altro lato. Bene. So, ready? Pronti? Caviglie. Crick, 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 the other way. Shake a foot. Non so bad, deve un pesce attaccato alla gamba. You know you had a fish attached to your leg,
Good. This. Circles, very light circles. Cerchi molto delicati. Cambio. Great. Hip circles. Cerchi hip alle anche. Cambio. Tenerlo su. Schiena anche alto. Hold it up. And the back is also very long, tall. Breathing with the belly. Respiriamo con la pancia. Circles. Other direction. Sarebbe buono, non l'ho detto già, di fare queste pratiche con magari una coperta per terra, così possiamo stare senza scarpe. Okay? I didn't say this, but it's good to do this practice without shoes, and if you've got a cold floor, put like a rug down or something on the floor. Very good. So, come forward a little bit. Tractors, there's a tractor around. C'è un trattore qua vicino. Abbassa la testa. Ok, piano su. Se possiamo, portiamo il piede un po' più su. We can bring the foot a little bit further up. And con il braccio opposto, with the other arm, we're going to sort of turn like this. Ok? Forse è più complicato di quello che sembra. Maybe it's a little bit more complicated than it seems, but it feels good in here. Guardate indietro, respirare. E tornare, accavalliamo, cross the knees over and go down, abbassiamo la testa, rilassare la testa, altre volte una torsione così con il braccio opposto, with another torsion, the opposite arm crossing, looking backwards, respirare. Tornare, come back. Sentire la differenza tra le due gambe, feel the difference between the two legs. We did a lot more work on this side. Cool, great. Continuiamo. Allora, l'altra gamba. Cerchi con le caviglie. Cambio. Shake foot. Scuotiamo il pesce alla fine della gamba. This is your fish on the end of your leg. Ok, circles. Change.
shape circles, cerchi quelli anche. Change direction. È un po' come girare la polenta, no? It's a bit like stirring a thick soup, let's say. Polenta. Not sure if we all know what polenta is in English. Anyway, a thick soup. Okay, so. Così. Piede. Change. Non farlo troppo, se non si svita. Don't do it too much, your foot will come off. Okay, so now we do this and then we go down a little bit. Andiamo un po' giù, così la sentiamo qua dietro, no? Qualcuno è molto tosto questo qui, eh? Some people this is really intense. But so go easy, don't do too much. Allora non fate troppo, respirare, respirare, allentare le tensioni, ok? Breathe out these tensions. The holding. Se questo è facile, andare tutto giù, abbandonando la testa. If this feels you don't feel much, then just let everything go down. Drop everything down. Great. So now, bring our foot up a little bit more if we can, and hold the knee here or hug it more, come vi è congeniale, o tenerlo il ginocchio così, col braccio opposto, o abbracciarlo e girare, ok? E respirare. Cavalliamo le gambe, cross the knees over. Su, torsione così. E tornare. Bene, facciamo un bel abbraccio profondo così. Aprire. Profonda. Già questa sequenza così sarebbe già molto completo come una cosa. Even this sequence up to here would be already quite complete as a sequence. But we're gonna go on. Però comunque continuiamo. Però se uno lo vuole fare da solo un altro giorno, anche fino a qui può fare, questa è una mezz'oretta. Ok? Se if anybody wanted to, you could rewatch this again up until this point, if you just wanted to do half an hour. Allora, apriamo le gambe. Come a little bit further forward. And straight up into the air.
Può dare la mano un altro. Respirare, breathing. Tornare, un altro lato, inside. Tornare profonda. Come forward. Riposiamo. We're gonna rest on our knees. Head is really loose. Testa è molto sciolta, il collo molto sciolto. Se riusciamo, mettiamo una mano giù anche con le dita così. E l'altra, no, giriamo e basta, giriamo un po', aprire, tornare, cambio. E tornare su, profondo con le braccia. Sentire un po' gli effetti finora, feel the effects of the practice up until now. Bene, very good. So now, we're going to get up. Alziamoci in piedi in un altro modo, così. Ok. Facciamo un balletto attorno alla sedia? Sì! Facciamo un little dance around the chair. So more like this sort of dance today, like the other way. Great! Ora, piede fuori, il braccio tenere la sedia, or hold on to the chair, one leg goes out this way, find it so it's not cramping anywhere, sentirlo così non crampa. Ok, così. The other side. Giro la sedia, I'll turn the chair around so we can see better. Respirare. Piedi poi un po' più avanti, poco. Questa volta piegavo le gambe, this time we're going to bend our legs down and we get a lovely stretch in the back and the shoulders. Sentiamo un bel allungamento nelle spalle, nella colonna. Ok, tornare piano. Un piede avanti, uno dietro. Questa la sentiamo bene nel polpaccio che si allunga. We feel it, this one really in our calf muscle stretches. Piegare la gamba davanti, contenti, very bend down, smiley. And change.
Quindi il tallone dietro rimane a terra, se è possibile, se no alzatelo. So the back heel is down on the floor. If it's too much, then you can raise it a little bit, okay? Bend down, piegare la gamba davanti. Benissimo! Seconda, pausa, sentire il corpo, sentire il peso. Just a quick break, a second, just to feel the weight of the body going to the floor. Whole body is opening. Questi esercizi lavorano su tanti lati e livelli. Now these exercises work on all sorts of different levels, and one is undoing. Okay? Uno di questi livelli è, come dire, disfare. Quando subiamo, non lo so, paura, il corpo tende a così. When we're afraid, the body tends to tense up. So we're undoing this mechanism. Quindi stiamo disfacendo questo meccanismo che ci fa fare così. Perché se no, questa sensazione permane perché crea un circuito. Okay? If not, this feeling of tensed up remains because it creates a sort of like negative feedback loop. Oof. And we don't want that, do we? Yeah. So let's do this as a balance today. Facciamo questo con equilibrio oggi, prendo una sedia. Lato. Bene. Un altro livello di cosa è che stiamo mettendo veramente la mente nel corpo. Yeah, another level of things we're doing is really putting the mind into the body, which anchors it into the now, che l'ha ancora nel presente. Ok, allora, così. Triangolo con la sedia. Si sente un po' qua. The triangle pose with a chair, with the hand resting on the chair, and the hand goes straight up into the air. Respiriamo contenti. Change hand. Don't change legs yet, change hands. Non cambiamo le gambe, cambiamo solo il braccio. O col braccio su, oppure solo il gomito. Guardiamo verso l'alto. O braccio o gomito. O either the arm or the elbow. Slowly come back the other side. Triangle. The hand is goes up, eh? Maybe I'll move the chair. Respirare, contenti. And turn the other side. Either hand up or shoulder up, elbow up. So o braccio su o spalla su. O solo la testa anche, solo che guardi un po' in su, eh. Questo è molto forte, queste torsioni, eh. It's quite intense, it's twisting. Tornare, bellissimo, profondo. Come back to sitting. Facciamo altre cose per il respiro. Let's do some more things for the breathing. So we breathe in.
breathe out, espiriamo, breathe in and forwards, out. Inspirare su, espirare giù, inspirare avanti, espirare su, espirare ancora. Faccio di lato così vediamo meglio. I'm gonna show you from the side. So quite forward on the chair, breathing up, breathe out down, breathe in forward. Breathe out, up, out, down. One more time, breathe in, out, down, in forward, out, expirare, expirare. Meraviglioso. Ora facciamo un respiro pieno, prana mudra o shanti mudra. So we're gonna do, facciamo un respiro profondo, completo, o prana mudra o shanti mudra. So we breathe, first of all, put hands on our belly, mettiamo le mani sulla pancia, espiriamo fuori tutte, we breathe out all of the air. We breathe in. And breathe out. Out all of the air. Expire out tutto. Inspire out. Expire out. Expire tutto. Inspire. Expire. Rifacciamo, aspetta un secondo. Quando inspirate su, stringiamo un po' il perineo sotto, tutta la muscolatura sotto, e come sentire che tiriamo un fluido su, lo tiriamo su e poi dopo lo riportiamo di nuovo giù. Proviamo, ok? Non è facilissimo trasmettere queste cose qua in questo contesto di video, ok? So what we do is, when we breathe in, we hold the whole pelvic floor, as we imagine like we're lifting up a fluid, and then we bring this fluid back down again. We'll just do it 3 times, la facciamo giusto 3 volte, quindi espirare tutto, prima inspirare, espirare tutto, pelvic floor, lifting the pelvic floor, alziamo il perineo e inspirare questo fluido. Espirare. Rilassare tutto. Facciamo così, uno dopo l'altro. Just gonna do one time, another 2 times, so breathe out. Breathe in. Breathe out. Relax, rilassiamo. Ancora una volta, espirare tutto. Perineo. And relax. Fondo nelle braccia, chiudiamo un secondo gli occhi, sentire gli effetti, close eyes a moment, feel the benefits, the effects.
apriamo piano piano gli occhi, inside your eyes again. Hands. Mettiamo le mani sul cuore. Put hands on our heart. We'll do three ohms, opening our heart. Sugli occhi, put hands on the knees, continue feeling effects, sentite ancora gli effetti. Ci sarebbero tante altre cose che si può fare sulle sedie, che però non li faccio perché non so se avete tutti i tappeti. There's lots of things we could also do with a chair that I'm not doing because I'm not sure if you have a mat or anything. But one really good thing to do, una cosa molto bella che potete fare se avete voglia, ora o dopo in un altro momento, è stendervi a terra con le ginocchia su così. Proprio fare un rilassamento con le gambe su, tutta schiena a terra, però non facciamolo sul freddo, mettiamo una coperta sotto. We don't do it on the cold floor. If you've got a carpet, that's cool. So maybe when we finish this session you just lay down like this for 5 or 10 minutes or something. Magari dopo questa sessione, se avete una coperta o qualcosa, potete stendervi in questa maniera, schiena a terra, con le gambe su, braccia aperte, palme verso l'alto, se volete mani sulla pancia, like hands on your belly, just breathing. If we really feel we need to relax a lot more after this session, se sentiamo che abbiamo bisogno di rilassarci dopo questa sessione. Va bene, se no, la prossima volta ci portiamo una coperta, abbiamo uno vicino, un tappeto, e la facciamo in diretta. Ok, so have an amazing day, passate una giornata meravigliosa, grazie per generare questo cerchio di energia, thank you for generating this circle of energy between all of us. Have an amazing day. Ci vediamo giovedì prossimo per un'altra sessione sulla sedia. Vediamo se mi piacerebbe quasi creare un gruppo anche in modo conferenza, forse che ci possiamo sentire un po' di più, un po' più riscontro, vediamo un po'. Ok? Questo non sarà nel momento del chair yoga, ma decidiamo. So I was just saying perhaps create another moment where we can talk a little bit more about our practices, perhaps more in like a Zoom conference or something like this, but it wouldn't be in this session of chair yoga, it would be in another moment. So well, we see if this is something that interests you, let me know. Se questo è qualcosa che vi interessa, fatemi sapere. Grazie ancora e ciao a tutti, grazie. Allora, finish.